Nona giornata del campionato di Serie D Girone I, al Nino Lombardangotta si affrontano il Marsala e la Palmese. Un primo tempo difficile in cui gli avversari concedono veramente poco. In uno degli spunti migliori, Padulano, il tiro, la parata del portiere, poi Maiurano si fa respingere il tiro in calcio d'angolo. Questa la più ghiotta occasione nella prima frazione di gioco, ma gli azzurri comunque ci riprovano con Balistreri, bellissima la sua esecuzione, la rovesciata però termina sul fondo. Ancora gli azzurri, questa volta con una percussione centrale, pallone sulla fascia per Balistreri, ancora Ferchichi, il varco per Maiurano, il dribbling non trova lo spazio però per battere a rete, trascorrono i minuti e arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi, 0-0, quindi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa ci provano gli ospiti sull'out di destra, la bella azione con il pallone che però termina sul fondo e dunque questa viene interrotta dalla terna arbitrale. Il Marsala continua il suo forcing, Balistreri prova il tiro in diagonale che però si spegne abbondantemente sul fondo. Ancora la compagine di casa che nel secondo tempo si dimostra molto più ispirata, Padulano il tiro, la non perfetta parata del portiere, Manfre a terra, calcio di rigore, non ci sono dubbi per il direttore di gara che assegna il penalty. Dunque dagli 11 metri Balistreri contro Licastro, il tiro che si insacca alle spalle del portiere avversario, 1-0 per il Marsala. Capitan Balistreri viene abbracciato da tutti i compagni, importantissimo questo gol perché aprirà varchi importanti. Il cross, il colpo di testa di Manfre e la parata del portiere avversario, ci prova adesso la Palmese a rendersi pericolosa cercando di trovare il gol con il suo capitano, mi sale il tiro centrale facile per Russo a brancare la sfera e poi l'azione più bella di tutto il match, Lauria supera un avversario, Manfre inizia l'azione che lo porterà al gol del 2-0, Padulano ancora Manfre tutto lui sulla destra per l'orefice, il cross e il gol di Manfre, il 2-0, una liberazione per l'aitante attaccante lilibetano che va a raccogliere gli applausi del pubblico, tutti i compagni lo festeggiano, il Marsala gestisce la partita fino al 97esimo, dopodiché il triplice fischio finale del direttore di gara, tutti negli spogliatoi, il Marsala batte con il più classico dei risultati i propri avversari, 2-0 e naturalmente migliora e di tanto la sua classifica.